Nazara, cordoglio in città per la morte di Calcedonio Jemola, professionista e politico molto stimato. Nazara, rifiuti abbandonati a Capofeto, sottoposto a sequestro nella circa 100 metri quadrati. Partan, due giovani denunciati dai carabinieri per tentato furto e danneggiamento. Pantelleria va in vacanza sull'isola, ma è ricercato dall'Albania, scatta l'arresto per un trentenne. 25 aprile, domani in programma varie iniziative nei comuni nel giorno della festa della liberazione. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Lo avete sentito nei titoli, è deceduto a causa di una brutta malattia l'ex politico mazzarese Calcedonio Jemola. I funerali si terranno domani, i particolari nel servizio. È deceduto questa mattina dopo una lunga malattia all'età di 70 anni Calcedonio Jemola. L'ex politico esponente della sinistra mazzarese è morto nella sua abitazione di via Napoli in contrada Bocca Arena. Con Calcedonio Jemola scompare una persona per bene, un politico i cui trascorsi sono stati sempre improntati alla trasparenza e a quei valori portanti che ne hanno delineato ogni suo percorso. Sposato e padre di tre figli, Jemola ha combattuto tenacemente contro la malattia che lo aveva colpito. Tanti messaggi di cordoglio in queste ore sui social. La camera ardente è stata aperta in via Napoli, mentre i funerali si terranno domani 25 aprile alle 10.30 in cattedrale. Alla famiglia le condoglianze dell'editore Franco Di Lui e di tutta la redazione di Televallo. E un lutto ha colpito la consigliera comunale dell'UDC di Mazzarenza, Chirco, per l'improvvisa scomparsa del 42enne fratello Antonino. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Santa Maria di Gesù. Alla consigliera Chirco le condoglianze della nostra redazione. Un ricercato internazionale in vacanza a Pantelleria è stato arrestato dai carabinieri particolari nel servizio. Aveva pensato di trascorrere qualche giorno nella splendida isola di Pantelleria per una vacanza, prenotando in un noto albergo del posto. Probabilmente pensava di passare inosservato, sebbene ricercato su un mandato di cattura internazionale a seguito di un provvedimento emesso il 2 giugno 2021 dalla Corte distrettuale di Tirana in Albania, dove era stato dichiarato latitante da quel governo con l'accusa di aver evaso il fisco. I carabinieri della stazione di Pantelleria, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha segnalato la possibile presenza del fuggitivo sull'isola, lo hanno quindi rintracciato ed arrestato. L'uomo, un trentenne palermitano, deve scontare 5 anni di reclusione in quanto accusato dalla magistratura albanese di essere responsabile di reati fiscali in danno di quello Stato. Lo stesso si trovava ancora in hotel da solo quando è stato raggiunto dai carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di cattura internazionale e lo hanno quindi tradotto presso il carcere Pietro Ciarulli di Trapani a disposizione della Corte d'Appello di Palermo per le valutazioni del caso. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Due giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Partan il servizio. I carabinieri di Partan hanno denunciato per tentato furto in abitazione, danneggiamento e incendio due giovani partannesi incensurati. Le indagini dei militari sono partite a seguito della denuncia di un pensionato novantenne che si è accorto del tentativo di furto nella casa di campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito. I due giovani denunciati sono entrati nell'appartamento rompendo una finestra e hanno rovistato in tutta
tutta la casa, dove però non c'erano oggetti di valore. Prima di scappare, i due ragazzi hanno cosparso di alcol il tavolo della cucina e appiccato un incendio che fortunatamente ha causato solo danni di lieve entità. I militari hanno individuato i due giovani attraverso l'esame di alcune impronte lasciate sul posto e sul contenitore dell'alcol utilizzato per accendere l'incendio dalle immagini delle telecamere della zona. A Mazara invece la Capitaneria di Porto ha sequestrato un'area a Capofeto dove sono stati abbandonati dei rifiuti. Sentiamo. La Guardia Costiera di Mazara del Vallo, nell'ambito di alcuni controlli volti alla tutela dell'ambiente marino e costiero, ha sequestrato nei giorni scorsi un'area di 100 metri quadrati a Capofeto dove sono stati abbandonati rifiuti di vario genere. Il sequestro è scattato all'interno delle paludi di Capofeto e Margi Spanò. I militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera Mazzarese hanno infatti verificato la presenza di un cumulo di rifiuti di diversa natura all'interno dell'area di interesse comunitario e zona di protezione speciale e per il quale è scattato il sequestro. L'operazione è stata coordinata dalla Procura Marsalese. I militari pertanto hanno sequestrato l'area al fine di impedire il protrarsi del reato accertato e sono attualmente in corso altri accertamenti finalizzati all'individuazione dei responsabili dell'illecito smaltimento di rifiuti. Domani, festa della Liberazione, sono previste alcune iniziative nei comuni del Trapanese. A Marsala, la cerimonia per la celebrazione del 78esimo anniversario della festa per iniziativa del sindaco Grillo, del Consiglio Comunale, della sezione Ampi Vincenzo Accardi di Marsala si terrà a partire dalle ore 9. Nella location del lungomare Colonnello Maltese verrà dapprima deposta una corona d'alloro, cui farà seguito l'intervento di Giuseppina Passalacqua, vicepresidente locale dell'Ampi. Terminata questa prima parte della cerimonia, i partecipanti raggiungeranno la zona archeologica di San Gerolamo, dove c'è l'arco Partigiani Marsalesi, dove si terrà la deposizione di una corona d'alloro e gli interventi commemorativi. A Mazara invece, promossa dall'Ampi, presso il monumento ai caduti sarà deposto un cuscinetto di fiori ai piedi del monumento, introdurrà una rappresentanza degli studenti che hanno partecipato all'iniziativa sulle vie del 25 aprile venerdì scorso, evitando loro la lettura dei nomi dei partigiani mazzaresi e alcune riflessioni. A Campobello di Mazara, come da tradizione, domani alle 10 si terrà una cerimonia commemorativa all'interno della villa comunale, dove sarà deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti. Alla cerimonia saranno presenti le locali autorità civili, militari e religiose. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Convocato il Consiglio Comunale di Mazara in seduta ordinaria per il 27 aprile, all'ordine del giorno sono stati inseriti 11 punti, tra questi la costituzione dell'area urbana funzionale della Sicilia occidentale, le direttive per l'espletamento della gara relativo all'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per il periodo 2023-2027, una serie di debiti fuori bilancio. La seduta è convocata alle 16. Domani, martedì 25 aprile, in quanto giornata festiva, non verrà effettuato il previsto servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti di carta e cartone a Mazara, non è previsto un servizio sostitutivo di recupero. Pertanto la raccolta di carta e cartone per le utenze domestiche riprenderà regolarmente martedì 2 maggio, mentre per le attività il calendario prevede la raccolta del solo cartone il giovedì e la raccolta di carta e cartone il martedì con servizio caslitta pertanto al 2 maggio.
D'ora alcune note di sport. Si sono svolti ieri a Bagheria i campionati italiani di master di combattimento con tre fasce d'età a partire dai 31 anni. I maestri Vito Marino e Vincenzo Giametta si sono laureati vice campioni italiani Taekwondo nelle rispettive categorie. Grande soddisfazione da parte di tutta la società SD Taekwondo 2000 Mazara. L'Associazione Paralimpica Mimì Rodolico di Mazara per il quarto anno consecutivo è risultata campione d'Italia FISDR 2023 nel tennis tavolo. Si sono svolti nei giorni 22 e 23 aprile nel centro federale di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, i quindicesimi campionati italiani di tennis tavolo che per il quarto anno consecutivo vengono conquistati dalla società mazarese. Per il calcio a 5 sarà il Pala Don Bosco di Palermo, il palcoscenico che sabato 29 aprile ospiterà la finale assoluta dei playoff promozione di Serie C1. La SD Futsal Mazara 2020 di mister Vincenzo Bruno, che ha chiuso il girone al secondo posto con 19 punti di vantaggio sulla terza, affronterà i Misseni della Vigor San Cataldo, seconda classificata nel girone B con 16 punti di distacco sulla terza. La formula prevede una partita secca con eventuali supplementari e tiri di rigore, garantirà alla vincente il pass per la fase nazionale, a margine della quale emergeranno altre quattro squadre promosse al campionato di Serie B 2023-2024. Il fischio d'inizio della finalissima è fissato alle 16. L'ingresso per assistere alla gara sarà gratuito. Ed è tutto. Vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Il TG torna mercoledì. Grazie per averci seguito. Arrivederci.